Impresa sfiorata, una bella propatra con un super Gianbruno ha raccolto un punto prezioso in quel di Novara. Sprint, la partenza dei Tigrotti. Al settimo, Sarno fa partire un bolide da fuori area, la palla centra la traversa. Rispondono gli azzurri, Bertani, cross ha tagliato, Rubino non arriva per un soffio. Emozioni, una dietro l'altra, ci prova Motta, Gianbruno attento e devia in angolo. Al 17esimo, Pacilli impegna Fontana, ripa in sacca, l'arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente. 60 secondi, testa di Rubino, Gianbruno si supera e meno male che stiamo parlando del portiere di riserva. La gara è divertente e giocata su continui cambi di fronte. 40esimo, Sciala per Bertani, il numero 1 Bustocco chiude di nuovo la saracinesca. Un minuto e la pro passa, Sarno pennella una punizione sotto l'incrocio e nell'esultanza sfodera la maglia con il viso del fratellino deceduto 15 giorni fa. I ragazzi di Cosco insistono, ripa supera Fontana, inspiegabilmente anche questa volta si alza la bandierina per offside. Al quarto della ripresa, Rubino incorna, inutile dire, l'esito della sua conclusione. Pacilli può raddoppiare in contropiede, il suo destro è neutralizzato con il piede da Fontana. La capolista spinge, la porta bianco-blu però sembra essere difesa da un supereroe. Si replica la sfida tra il portierone e Rubino, poi l'ennesima prodezza su Gonzales. Alla mezz'ora, Urbano frana su Tombesi, non c'è dubbio, calcio di rigore. Dal dischetto, Motta e indovinate, Gianbruno blocca. Al 43esimo, sfortunati padroni di casa, la girata di Rubino colpisce la parte alta della traversa. Il bomber novarese però non sbaglia la torsione in tuffo di testa su assist di Ledesma e pareggia. La vittoria in trasferta rimane un tabù, la prestazione offerta al Piola lascia una scia di serenità e convinzione incoraggiante.